oggi parliamo di alghi, che non sono gli alghi da mangiare, sono gli alghi ornamentali, e ce ne sono di tantissime varietà. L'origine degli alghi è mediterranea, europea, asiatica, e hanno un periodo di fioritura che è prevalentemente primaverile, che è quello che ci interessa a noi, giusto? Quindi gli alghi fioriscono dalla tarda primavera fino all'inizio dell'estate, a parte alcune varietà che fioriscono anche alla fine dell'estate, come l'Allium tuberosum. Dopo tutte queste informazioni tecniche mi dirai: ma quello che io voglio sapere è quando si pianta, quando fiorisce, come si pianta, eccetera. Ok, si pianta in autunno, da settembre a novembre, e il periodo di fioritura va da maggio a giugno sostanzialmente. Qualcuno potrebbe fiorire precocemente nelle zone del sud Italia, o più tardivi se siamo al nord Italia. La profondità di impianto è quella che si dice solitamente, cioè il doppio della dimensione del bulbo sottoterra. Questa è una regola generale che applichiamo anche agli alghi. Posizione sole e terreni molto ben drenati. Appena piantato, punta in su, tanto di terra sopra il bulbo, una bella bagnata per sestare il terreno, e poi lasciate stare, non dovete bagnare, lasciate che ci pensi Padre Terra. Non vanno bagnati sostanzialmente nel periodo invernale, perché sono piante originarie del nostro clima, quindi gli sono sufficienti le piogge. Appena piantato, il bulbo non ha le radici per assumere l'acqua, quindi se dessimo troppa acqua lui semplicemente non avrebbe modo di raccoglierla e quindi marcirebbe. Gli alghi ce ne sono tantissime varietà, anche molto piccole, partono dai 30 cm fino all'aglio gigante, e l'Allium giganteum arriva fino a 1,20 m. Sono varietà adattissime alle bordure miste, si usano molto per lunghi viali con bordure di erbacee miste da cui spuntano questi alghi giganti. Oppure ci sono quelli più piccolini, con bulbi veramente molto 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 più piccoli. Per esempio l'Allium Herr, che è tra l'altro una varietà interessante che sta andando molto, hanno dei bulbi che sono grandi come un'unghia. Gli alghi hanno bisogno di sole sostanzialmente, anche se esistono alcune varietà da ombra, poi ve le faccio vedere. Amano il sole e i terreni drenati, questa è una cosa molto importante, perché l'aglio comunque rischia di marcire se viene bagnato, e soprattutto se viene bagnato d'estate. D'estate deve stare asciutto. Come tutti gli alghi, si divide per spicchi, quindi voi troverete alghi interi di questo tipo, e poi quando invece l'aglio si moltiplica, vedi che fa proprio lo spicchio. Questo lo potremmo anche dividere, però non lo dividiamo perché lo dobbiamo vendere così. Un'altra caratteristica molto importante degli alghi è che rimangono molto belli anche quando si asciugano. Si possono usare come fiori secchi, per esempio Cristofi, che ha un'altezza abbastanza ridotta ma una testa molto grande, da essiccato rimane veramente splendido. Lo stesso l'Allium Schubert, che chiamano anche un fuoco d'artificio, vedi? E sì, gli agli puzzano, perché sono tutti commestibili praticamente, hanno un odore di aglio. Esiste l'Allium Aflatunense, quindi non odorato, che tra l'altro è uno dei più economici e adatto per il giardino proprio per il fatto che non ha questo forte odore. E l'Allium Purple Sensation è una selezione di questo Allium Aflatunense. Spontaneo in Italia c'è un aglio che sicuramente avrete visto in centro Italia, che è l'Allium Neapolitano. Piccolino, fiorisce anche nelle zone un po' ombrose, e lo trovate nei violetti sotto dei boschetti. Stesso c'è nella variante rosa del Roseum, e questo è l'aglio che fiorisce molto bene anche nelle zone d'ombra, l'Allium Triquetrum. Se lo pianti non te ne liberi più. Ah, ecco i bulbi! Salve! Salve, buonasera! Avete gli agli? Sì. Ah, bene, bene, bene. Allora, qui abbiamo gli agli. Sì. E lì le bruschette. Ah. Se famo un aperitivo?